Amici del Maniscalco Nero, oggi andiamo ad analizzare uno dei movimenti più famosi dell'NBA, il jab step, reso celebre da Carmelo Anthony. Prima di continuare col video, vi invito ad iscrivervi sul canale perché pubblico video nuovi ogni settimana. Quindi campanellina e iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Il jab step serve a creare distanza e separazione con il difensore per potersi prendere un tiro aperto. Le caratteristiche del jab step sono il movimento del piede in direzione del difensore lateralmente. Questo in America si dice schiaccia lo scarafaggio, quindi movimento deciso con il piede opposto al perno. Ve lo faccio vedere. Quindi stiamo bassi con le ginocchia, posizione fondamentale, difensore ce l'abbiamo di fronte e quindi andiamo a effettuare un movimento per sbilanciarlo. Ok? In questo caso accompagniamo il movimento della gamba con il pallone perché la finta sia più efficace. Oltre a questo abbiamo il movimento del piede, il movimento della palla e subito dopo un ritorno con gli occhi direttamente al ferro per prenderci un tiro aperto. Vi faccio vedere la sequenza. Quindi, movimento del piede, movimento del pallone per trarre l'inganno il difensore, farlo sbilanciare e poi successivo ritorno per prendersi un tiro aperto. Dal momento che stiamo in posizione frontale con il difensore e non di spalle, ci sarà poca protezione del pallone, quindi il pallone deve essere ben saldo nelle mani e nel caso in cui il difensore cerchi di invadere lo spazio con le mani, noi dobbiamo fare un movimento spezza braccia, così, e togliere le mani di fronte dal difensore. Ok, vi faccio vedere dei movimenti di jab step con il tiro. Difensore di fronte, cerco di sbilanciarlo con la pista, ritorno, cade. Naturalmente possiamo fare più finte. Se il difensore abbocca la finta, si sposta e si sbilancia, tiriamo. Se non abbocca la finta, andiamo in penetrazione. Finta, difensore si sbilancia, ritorno, tiro. Finta, difensore non abbocca, proseguo. Mi raccomando, ginocchia piegate, posizione fondamentale, utilizzo del perno, equilibrio, baricentro basso e polso carico. Vi faccio vedere. Importante passare dalla finta agli occhi direttamente al ferro. L'errore più comune è non inquadrare subito il ferro e quindi il tiro in quel caso verrà difficoltoso. Jab step, occhio al ferro, canestro. Jab step, occhio al ferro, canestro. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò, iscrivetevi al canale. Alla prossima!